la Sicilia ha una grande occasione, come tutto il sud, ma la Sicilia in particolare ha una grande occasione, che è quella di prendere quest'ultimo treno, e noi siamo qui apposta perché dopo i fondi europei caleranno sicuramente. Quindi questa grande occasione di questo settennato va accompagnata, noi siamo qui per dire alla Sicilia che non siamo, come dire, disponibili a un settennato come quello che ci lasciamo alle spalle. Sì, questo è quello che farò per delega del Presidente del Consiglio e, ripeto, abbiamo bisogno di cambiare completamente strada nei prossimi 7 anni. Siamo qui per dire ai siciliani bravi e onesti che hanno idea, agli imprenditori che vogliono creare lavoro, che siamo al loro fianco e quindi vogliamo essere assolutamente, insieme alla Regione, protagonisti di una nuova stagione. Io credo che appunto si debba discutere di Europa, visto che sono le elezioni europee, e le idee che sono state portate avanti da questo governo, dal Partito Democratico che appoggia principalmente questo governo, sono quelle di un'Europa più forte, non più debole, perché solo un'Europa più forte può riuscire a affrontare i problemi che poi arrivano sulle nostre terre, come per esempio quello dell'immigrazione. Non è un problema che può affrontare l'Italia da sola questo. Un'Europa più forte può risolvere i problemi dell'accesso al credito, per esempio con regole comuni tra gli imprenditori tedeschi e quelli italiani nell'accesso al credito finanziario. Un'Europa più forte può risparmiare sulle spese militari, mettendo un unico esercito di difesa. Quindi noi pensiamo che ci voglia più Europa. E particolarmente credo la gente del Sud, nonostante la delusione che può avere per l'utilizzo dei fondi europei, però deve capire che proprio l'Europa è una delle principali potenzialità di sviluppo che ha questo territorio per combattere la disoccupazione. Sta partendo, è partito il nuovo piano contro la disoccupazione giovanile, la garanzia giovani, il governo, regione, e che dovrà aiutare moltissimo a combattere la disoccupazione giovanile, ma queste grandi sfide mondiali, la disoccupazione, l'immigrazione, la debolezza della piccola e media impresa italiana, si affrontano insieme all'Europa e grazie all'Europa, non urlando contro l'Europa, non pensando di uscire dall'euro,